oggi, adesso è il momento di dare il benvenuto ad una nuova città. Milano. Io sono Riccardo Sbertoli e sarò il regista dell'Allianz Power Volley Milano per altre 2 stagioni. Insieme continuiamo a scrivere la nostra storia. Riccardo Sbertoli, insieme alla Power Volley ancora per 2 anni per continuare a scrivere la storia di questa società. Sì, sono veramente contento, cioè sono felice perché continuo un percorso con la squadra della mia città, quella che è sempre stata la mia squadra. L'anno prossimo sarà il mio 6° anno in questa società, il mio 6° anno di Superlega e quello dopo il 7°, quindi non vedo l'ora di proseguire questa avventura, sono davvero felice. Sarà una squadra che probabilmente verrà rimodellata. Via Abdelaziz sono opposto di peso, probabilmente arriverà Patry, un opposto francese che tra l'altro ha trovato le qualificazioni olimpiche proprio con la Francia, è stato uno degli artefici che ha fatto una grande stagione lo scorso anno fino a quando abbiamo giocato con Cisterna. Sì, è una squadra che verrà rinnovata, però io penso che, non so, spero che potremo dire alla nostra, sono sicuro che potremo dire alla nostra, perché i ragazzi che dovrebbero arrivare, diciamo, sono tutti ottimi giocatori e quindi ci sta. Questo è il nostro gioco, funziona così, che prima o poi le strade con gli amici, con i giocatori, con i compagni, con le società si dividono. E quindi sarà uno stimolo in più, creare nuovi legami, creare nuovi sistemi di gioco, creare un sacco di altre nuove connessioni con i nuovi giocatori che arriveranno. La tua Milano è Milano, Bergamo, la tua Lombardia è stata una delle regioni più colpite. Che effetto fa stare lì in questo momento dove tanta gente ha sofferto, dove tanta gente non ce l'ha fatta? È una sensazione particolare, poi sai, da lombardo, quando vedi che la tua regione è la più colpita, forse se all'inizio eri un po' magari scettico sul fatto che potesse prendere piede così tanto questa situazione, poi ti ricredi, poi magari quando conosci qualcuno che è stato male o qualcuno vicino a te non è stato tanto bene, veramente capisci l'importanza e la pericolosità della situazione. Quindi è stata dura, è stato un periodo molto particolare che non auguro di rivivere a nessuno e chi non l'ha vissuto, che nascerà nelle prossime generazioni, spero non lo debba vivere mai. Torniamo alla pallavolo perché c'è tanta voglia di giocare, come pensa, hai tanta voglia di giocare. Mi piacerebbe ripartire da una manifestazione, magari 8 squadre, la Supercoppa giocata a Verona dentro l'arena, eh? Sì, cioè, sicuramente è un'idea che lusinga tutti noi, se veramente sarà questo il format, dovremmo partecipare. Non ho mai giocato all'aperto, sarebbe veramente qualcosa di nuovo, particolare, per certi versi anche un po' mi spaventa perché è completamente diverso, però sì, non vedo l'ora di riprendere, di iniziare a conoscere i nuovi ragazzi, di ripartire con la società, con lo staff e con tutti per progettare per partire col nuovo campionato. Sarà sicuramente ancora una volta una Superlega quando ripartirà di altissimo livello. Cosa dici alla tua Milano? Ma la mia Milano, io ci auguro il meglio possibile, sicuramente, e ne sono sicuro, daremo il massimo e cercheremo e saremo comunque una squadra che lotterà sempre, perché questo il DNA, è un po' il DNA del nostro allenatore, della nostra società e quindi che ci ha sempre caratterizzato. Quindi questo cercherò, in quanto un po' più anziano in questa società rispetto a quelli nuovi che arriveranno, di trasmetterlo. E alla mia Milano gli posso fare una promessa che, diciamo, mi impegnerò al massimo per portarla più in alto possibile e che se magari negli anni scorsi ero un po' di più il ragazzino che doveva cercare di stare un po' più, diciamo, a livello e così, quest'anno veramente voglio cercare di prendermi più responsabilità e di cercare di essere uno dei leader della squadra a tutti gli effetti. E quindi il messaggio alla maglia azzurra è stato posticipata la manifestazione più importante dei Giochi Olimpici. Cos'è, visto che ce l'hai sempre nel cuore?
Ah beh, certo, è sicuramente un obiettivo. L'ho sempre detto che il mio sogno è quello di fare un'Olimpiade. Cercherò di fare al meglio possibile ogni giorno in allenamento per poi fare in primis bene con la mia squadra, con il mio club, e poi per cercare di guadagnarmi un posto per andare a Tokyo. In bocca al lupo, Riccardo Sbertoli. Crepi, grazie mille.